Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Guadagnare Online con le criptovalute. Questa sera andremo a fare un video che per molti sarà assolutamente scontato, ma per tantissimi altri direi di no, perché ho riscontrato che moltissime persone non conoscono il sistema che ho da proporvi stasera, ovvero quello di effettuare transazioni in criptovalute senza pagare alcuna commissione. Vi sembra strano? Assolutamente no, vi faccio vedere come fare tra pochissimo. Vi farò una piccola guida, ma proprio velocissima, in ambito di Coinbase, dopodiché andremo a parlare di Coinbase Pro. Vi faccio vedere che è molto molto semplice da usare ed è assolutamente da stupidi non utilizzarlo perché continuiamo a pagare un sacco di commissioni inutilmente. Prima di cominciare, comunque, vi ricordo di effettuare la registrazione al canale YouTube, effettuate l'iscrizione, sfondate proprio il canale, mi raccomando, e venitemi a trovare anche sul canale Telegram cliccando qui. Molto spesso non vi dico che qualora navigaste da smartphone o da tablet non vi, compare i vari, non vi compaiono i vari pulsantini, quindi basta semplicemente andare su informazioni e trovate qui il link del mio sito web, il link del mio canale Telegram e il link della mia pagina Facebook. Quindi mi raccomando, non perdetevi in un bicchiere d'acqua. Allora, la prima cosa che andiamo a fare è quella di andare sul mio sito web, appunto. Quindi, per chi naviga da PC, può cliccare semplicemente questo pulsantino. Una volta arrivati sul mio sito, basta semplicemente andare nella sezione Wallet e qui c'è il link di Coinbase. Praticamente potete iscrivervi qualora non l'aveste già fatto, basta cliccare semplicemente su questo pulsantino qui. Ovviamente non vi faccio vedere l'iscrizione perché siete già grandi abbastanza per poterlo fare da soli. Andiamo direttamente su Coinbase. Allora, cosa andiamo a vedere su Coinbase? Innanzitutto, Coinbase lo utilizziamo prevalentemente per fare acquisto di criptovalute perché è il wallet che ci permette appunto di acquistare con quantitativi anche bassissimi. Con le commissioni un pochino alte per l'acquisto, però è decisamente il più sicuro e il più famoso in assoluto. Quindi basta andare su Effettua transazioni, andare a mettere un importo, mettiamo in questo caso 5 euro, selezionate la valuta, io in questo caso seleziono Ethereum, se me la fa selezionare, ah, l'ho già selezionata probabilmente, no, aspetta. Sì, era già selezionata, rimetto 5 euro. Vado a selezionare la modalità di pagamento. Io qui ho delle carte di credito prepagate che ho associato in precedenza a Coinbase. Vado a scegliere questa e faccio clic su anteprima acquisto. In questo caso mi dice appunto che il totale è di 5 euro e la tariffa di Coinbase sarà di 0,99, quindi questo per quanto riguarda l'acquisto. Vado, procedo con l'acquisto in questo momento. Mi chiede il codice che mi arriva via SMS. Sperando che mi arrivi subito, mi è già arrivato, eccolo qua, 27235990. Faccio conferma. La transazione è stata autorizzata correttamente, clicco su continua. Benissimo, adesso se vado sul portafoglio mi ritrovo i 4 euro, diciamo, in Ethereum sul mio portafoglio. Adesso cosa andiamo a fare? Dovete andare semplicemente io ce l'ho già qua aperto. Basta che cliccate se cercate su Google pro.coinbase.
Cliccate appunto sul sito apposito. Dovete fare il login. Mi raccomando, il login su Coinbase Pro va fatto con nome utente e password che utilizzate su Coinbase, quindi molto molto semplice. Io ovviamente i dati ce li ho già impostati e sono già entrato. In questo caso, come vedete, il wallet balance è a zero, mi dice che sono a zero. Quindi cosa vado a fare? Io devo andare a importare i soldi che ho su Coinbase Pro. Quindi cosa vado a fare? Un'operazione molto molto semplice. Clicco su deposit. Una volta che si apre questa, diciamo, paginetta, vado a cliccare su la moneta che mi interessa. In questo caso, appunto, ho scelto Ethereum. Una volta arrivati qui, mi dice da dove voglio importare questi Ethereum, se da un altro indirizzo o se invece li voglio importare da Coinbase. Quindi io li ho comprati su Coinbase, quindi li importo da Coinbase, appunto. Quindi vado a cliccare su questo pulsante. Mi dice già l'importo che ho sul mio wallet di Coinbase, quindi è 00128. Su default portfolio, che è quello il wallet di default su Coinbase Pro, vado a scegliere in questo caso il massimo, ovvero tutto quello che ho comprato in questo momento su Coinbase. Quindi, come vedete, 00128.26, 00128.26. Le fee sono completamente a zero e vado a cliccare su deposit. Il deposito è completato, clicco su Done e come vedete che in automatico mi esce qua l'importo che io ho acquistato poco fa su Coinbase. E adesso cosa devo andare a fare? Quindi io devo andare per esempio a depositare questa somma su un sito, su una piattaforma, su un altro wallet, devo fare un pagamento, devo fare qualsiasi cosa, devo fare comunque una transazione. E la transazione, come ben sapete, soprattutto in quest'ultimo periodo, ha delle commissioni anche decisamente molto alte. Con questo sistema noi andiamo a risolvere assolutamente questo problema annullando completamente qualsiasi tipo di commissione, ovvero pagando commissione zero. Quindi vado a cliccare su withdraw, mi dà errore, devo semplicemente fare un refresh della pagina. Dopodiché vado a cliccare nuovamente su withdraw, perfetto. Vado a scegliermi la moneta in questione, quindi abbiamo detto Ethereum. E qua appunto possiamo scegliere se rimandarli sul wallet di Coinbase, ma saremmo degli stupidi perché abbiamo appena fatto il passaggio, oppure a un altro indirizzo di criptovalute. Quindi vado a cliccare su questo pulsante qui. Vi ricorda ancora l'importo in questione che avete scelto. Qui andiamo a incollare l'indirizzo Ethereum al quale vogliamo inviare appunto questi soldi. In questo caso io scelgo Max, ma voi potete semplicemente compilare l'importo esatto che vi interessa. Come vedete, le fee sono a zero e una volta che ho messo l'indirizzo, basta semplicemente che clicco su Withdraw Wall. Una volta cliccato su Withdraw Wall, vi chiederà di inserire anzi, dai, lo faccio subito. Metto un indirizzo a caso. Dove lo vado a prendere? Lo vado a prendere da qui. Così vi faccio vedere. Allora, compra degli account. Mi copio l'indirizzo Ethereum. Lo vado a incollare qui, clicco su Use this address. Ok, adesso mi si è acceso appunto il pulsantino. Se vado a cliccare su Withdraw Wall,
mi dice che devo mettere il two-step verification code, ovvero il codice che mi arriva via SMS sul cellulare. Una volta inserito questo codice, vado a cliccare su Withdraw Ethereum. Ecco, il codice mi è arrivato, ovviamente non lo inserisco perché non devo inviare nulla a nessuno, è solo un video dimostrativo e la transazione in 1 minuto o 2 per quanto riguarda appunto Ethereum verrà effettuata senza alcuna commissione. Perfetto, come avete visto è molto 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 semplice, non dovete farvi ingannare da tutti questi numeri, da questi grafici, sembra una cosa davvero difficoltosa, ma in realtà, come avete visto, è molto molto semplice. Adesso vi dirò di più, vi do la possibilità anche di guadagnare altre monete. In che modo? Praticamente su Coinbase. Dove diavolo è? Vado sulla pagina iniziale. Vedete qua, guadagna criptovaluta. Vado a cliccare su questo pulsante e ci sono qua delle monete nuove che sono state associate al wallet di Coinbase. Come vedete, io sono iscritto alla lista d'attesa per queste monete nuove, quindi nel momento in cui Coinbase mi avviserà, io potrò andare a guadagnare dei dollari tramite dei piccoli test dopo che abbiamo guardato dei video. Adesso non ve lo sto a spiegare, vi sto a dire semplicemente che ho a disposizione degli EOS e degli Stellar Lumen. Cosa dobbiamo fare? Allora, per esempio, io vado a cliccare su Continua in ambito di EOS, scendo giù, mi copio il link e ve lo incollo nella descrizione del video. Quindi, ragazzi, basta semplicemente che cliccate su questo e sull'altro link che vi metto per iscrivervi nella lista di attesa per poter guadagnare anche voi 10 euro in EOS e 10 euro in Stellar. Benissimo, con questo è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube, venitemi a trovare sul canale Telegram e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti, buonanotte. Baby.